Seguite la mia ricetta, è facilissima. Ricetta di oggi. Coppa di maiale alla birra. Seguite la ricetta, vedrete come sarà buona. Pentola sul fuoco, ho messo del rosmarino, una fogliolina di alloro, la salvia, poi una costa di sedano, due pezzetti di carote. Userò questi aromi. Allora, aglio secco, pepe nero, l'arrosto e la saporita. Non so se conoscete questo prodotto, ma rende gli arrosti buonissimi. Queste sono le famose droghe o spezie. Fatto, ho messo gli aromi, adesso devo farlo rosolare bene da una parte e dall'altra e poi aggiungerò la birra. Mi raccomando, prendete una birra che non sia però troppo amara, eh. Eccolo qua, l'ho girato perché l'altra parte era rosolata, ho aggiunto ancora gli aromi anche da questa parte per insaporirlo bene. Tra non molto aggiungerò anche la birra, devo rosolare ancora bene, 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 bene. Ecco qua, ci siamo, adesso verso la birra. Diventerà molto saporito. Ecco qua. Dunque, io ho usato una birra che avevo in casa, normalissima birra, 50 centilitri. Ecco qua. Bene. È sufficiente per l'arrosto. Adesso manca solo di coprirlo e poi lo faccio cuocere per un paio d'ore. Ci vediamo a cottura ultimata. Ah no, mi dimenticavo di una cosa. Mezz'ora prima di finire, diciamo, la cottura, metterò le patate. Adesso le ho sbucciate, ce le ho qui, le farò a pezzi abbastanza grossi e le inserirò dentro nell'arrosto, così mangeremo l'arrosto con la birra e le patate. Tutto molto saporito. Ci vediamo dopo. L'arrosto giratelo ogni un quarto d'ora, 20 minuti circa, perché la birra ovviamente deve distribuirsi bene su tutta la carne. Ho messo le patate, adesso lo metterò in forno a 180 gradi per mezz'ora e sarà pronto. Questo è il momento forse più difficile perché è quello della presentazione del piatto. Io non sono molto brava a prepararlo in tavola, va bene. È un piatto semplice come sono semplice io. È un piatto molto gustoso, la carne tenera. Guardate che è molto buona da mangiare anche fredda, eh? Molto molto buona. Allora, io vi ringrazio perché siete stati con me fino adesso. Mi è sembrato di cucinare con voi, l'ho trovato divertente. Mi piace sempre fare i video di cucina perché realmente mi sembra di essere in compagnia. Se volete lasciate un like, se vi è piaciuto il video io sarò molto contenta di vedere che l'avete apprezzato e vi ringrazio per essere venuti sul mio canale. Guardate che ci sono tanti altri video con argomenti diversi. Bene, ciao, io questo me lo mangio tutto, gnam. Ciao, ciao, ciao.